Cosa significa applicare la rete alta tecnologia alla Calabria? Abbiamo ascoltato che occorre coinvolgere la ricerca con l'università, l'innovazione per supportare l'impresa. Sì, guardi, sostanzialmente semplicemente significa che l'innovazione, cioè i percorsi di innovazione che devono fare le imprese prevalentemente, ovviamente, devono inserirsi in un quadro generale di sistema. Sostanzialmente l'impresa può fare innovazione, può essere supportata da fare innovazione se si colloca in un sistema territoriale tematico che trasferisce competenze, le supporta, individua gli ambiti di specializzazione più importanti. Quindi il ruolo, diciamo, delle misure che noi stiamo portando avanti, le azioni che stanno portando avanti, vanno proprio a rafforzare il sistema regionale innovazione, cioè vanno a favorire un coordinamento tra tutti i soggetti che lavorano sul territorio e che possono favorire i processi innovativi, quindi a partire dalle università che producono la ricerca, i centri di ricerca, i laboratori, le infrastrutture per la ricerca e poi per i soggetti che devono far sì che questa ricerca venga trasferita alle imprese. Quindi rete regionale sostanzialmente significa il sistema complessivo che favorisce i processi di innovazione. Si parlava anche di un aumento per quanto attiene i ricercatori, dunque di occupazioni di un certo livello. Sì, perché questi bandi, per esempio il bando di ricerca e sviluppo che abbiamo appena chiuso e siamo in fase di selezione delle domande, prevede la partecipazione, anche tra i criteri premiali, se non sbaglio, c'è quello di assunzione di ricercatori, ma siccome sono progetti complessi, anche avanzati dal punto di vista dell'innovazione, è chiaro che le imprese faranno ricorso a ricercatori o comunque competenze molto qualificate e quello è un aspetto importante perché il sistema inizia a produrre occasioni di lavoro anche sui profili più qualificati.